Io sono distrutto. Partiamo dall'inizio, perché c'è tanto da dire e il modo che ho di raccontarvi questa storia è dall'inizio. Settimana scorsa è uscito il video che ho fatto con il mio amico Federico, video in cui lui mi fa tre domande. Se avete visto il video, sono quattro domande. Perché ho detto tre? Ci arriviamo. Su informatica, tecnologie e roba di questo tipo, che io ho risposto. Tuttavia, ci sono stati ovviamente dei retroscena, dei blooper e anche delle cose che sono alla fine andate nel montaggio finale che avete visto. A differenza di quello che ho fatto col video con i blooper di Lucilla, che ho fatto tre categorie, e qua non ci ho riuscito. Cioè, sono talmente tanta roba che ogni spezzone è una categoria a sé stante. Quindi cosa ho fatto io? Io ho fatto tre macro categorie. Come potete vedere bene da queste tracce su Adobe Premiere. Ogni colore è una categoria, quindi abbiamo la categoria di roba che è andata effettivamente sul catto finale, oppure ci sono veramente pochi tagli, e quei pochi tagli sono comunque sempre evidenziati, li vedrete a video. Poi abbiamo, come potete ben vedere, una lunga sequela di blooper, tutti quelli verdi, e poi abbiamo anche dei fuori onda. Qual è la differenza fra dei fuori onda e dei blooper? Il blooper è un errore che si commette mentre si gira. Un fuori onda sono delle cose registrate mentre si fa una pausa, che quando si fa una pausa non necessariamente si stacca la telecamera, quindi la camera continua a registrare. Però sono dei momenti che sono, si sa che sono dei tempi che non andranno sicuramente poi pezzi in scena, invece i blooper sono degli errori che si commettono, errori commessi sia da parte mia che da parte sua, infatti ci facciamo due risate. C'è tanto da commentare su questo video che ho fatto con Federico e quindi iniziamo. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo episodio di FK Vlog. Io come al solito sono Valerio e sono devastato. E poiché sono devastato, come potete ricompensarmi? Iscrivendovi al canale, supportandomi e cliccando la campanellina, così che quando pubblicherò altri video disagiati con i miei ospiti, perché già ne ho scritturato un altro, non ve lo perdete. E quindi non perdiamoci in chiacchiere e proseguiamo, perché c'è molto di cui parlare. Dunque, la prima cosa che voglio portare all'attenzione è questa sequenza che è andata tutta nel montaggio finale, quindi per chi ha visto il video fino al minuto 23 l'ha vista. Dunque, questa parte dove si sente anche il suono, che per i più navigati come me saprai che quel suono viene da Metal Gear, quella è tutta una sequenza, non c'è un taglio. Cioè è solamente un zoom in sulla faccia di Federico, ma non c'è un taglio. Alcuni potrebbero pensare che quello sia stato un taglio, che ha interrotto la sua parola, ma in realtà non è così. E ve lo dimostro subito. Perché ci tengo a dire questa cosa? Perché quella per me è la scena più bella di tutto il video. Proprio mi fa scassare. Io, mentre lo monto, mi fa scassare. E come vi dimostro questa cosa? Semplicemente vi riporto la stessa sequenza, con la stessa traccia audio, con gli stessi suoni, ma senza il zoom in. Guardatela. Linux gestisce i processi in maniera del tutto democratica. Un processo è un processo, un thread è un processo. E fino a poi c'è, diciamo, altra roba che è finita nel cut finale. Dunque, in questa altra sequenza, in quella domanda che è durata circa 20 minuti, dove parlo di la differenza fra i core e i thread, Federico fa questo riferimento. di piano piccolo e piano grande. Ci faccio un zoom in sulla mia faccia. La mia faccia è perplessa perché io questo meme non lo conoscevo. Qualcuno mi potrebbe dire, ma perché non l'hai cercato e lo hai messo? Beh, perché se no non si capirebbe la mia espressione. Però avrei potuto. Io quando faccio i video con i miei ospiti, che già sono stati due, io cosa faccio? Li monto, glieli faccio vedere e poi do loro una scadenza per dirmi se devo fare delle modifiche, devo togliere qualcosa, devo aggiungere qualcos'altro. Però la scadenza la do, diciamo, la sera prima che il video va pubblicato. Quindi ho detto a Federico, guarda, se ci sono roba da aggiungere, dimmelo entro la sera prima, perché così o la sera stessa o l'indomani appena mi sveglio posso fare queste modifiche in tempo per la pubblicazione del video. Io penso sia stato piuttosto chiaro. Federico mi dà delle modifiche da fare, di aggiungere il meme di questo chino grande e chino piccolo, che è quello che vede qua a schermo. Il giorno dopo alle 9, e io ho detto, Fede, io ti ho detto entro ieri sera di farmene le modifiche. Io adesso non le posso fare, devo andare a lavorare. Ah sì, ho un lavoro. E lui fa, vabbè, ma che ci vuole a farlo? Ci stai 5 secondi. Sì, è vero, ci sto 5 secondi a mettere una immaginetta, ma ci sto anche 30 minuti a renderizzare e sono le 9, io devo andare a lavorare. Ti avevo detto entro ieri sera. Andiamo a vedere qual è l'altra cosa birbante che ha fatto Federico. Codice, immagino, lo mette e te le fa vedere cose.
non era la domanda che ci siamo messi d'accordo, però allora le rispondo nel meglio delle mie possibilità. Punto 1, io ho fatto un video sulle schede video. Dunque, quando io ho detto a Federico se voleva fare un video con me, lui ha detto di sì. Io ho detto prepara come al solito delle domande, così mi preparo il discorso prima. Semplice. Una domanda che lui aveva preparato era: che cos'è la scheda video? La vedete qua a schermo, perché ieri sera che ci siamo visti lui insisteva che non era come dicevo io. E io ho detto: guarda, che cos'è la scheda video? Non me la fare come domanda, perché ho fatto un video apposta. A parte che non ti guardi i miei video, sei stronzo. Comunque, e quindi lui ha fatto un'altra domanda, che se non ricordo male era quella su VAR, che poi andò come prima domanda. Vabbè, quello è un altro discorso. Quando sono venuti lui e Lucilla, dissi: Federico, la domanda sulla scheda video fammela ugualmente alla fine, perché così la utilizzo come end cards per portare gli spettatori a un altro video. Sì, va bene, va bene. Lui ha fatto questa domanda: come funziona una scheda grafica? Com'è che il computer prende le informazioni, così che tu gli dici, non lo so, saranno codici, immagini, e le mette e te le fa vedere cose? Cioè, noi ci eravamo messi d'accordo sulla domanda che mi avevi detto tu, che cos'è una scheda video, no, su come funziona, che come fa, come non fa. E io mi sono dovuto inventare una risposta senza copione in 30 secondi, anche meno, sul momento. Quindi tutta la quarta domanda è fatta da cappella. Infatti io ho detto io a Federico: che senso ha che mi sono preparato delle risposte alle tue domande in maniera confezionata, che facciano un discorso unico, preciso e che score, se poi tu fai lo stronzo? Vabbè, ti voglio bene, Federico. Questa cosa delle cose off script, diciamo fuori dal copione, non è successo solamente questa volta, è successo anche un'altra volta, ma andiamo avanti. Adesso passiamo effettivamente ai blooper, proprio quelli proprio belli, proprio errori fatti sia da me che da lui durante effettivamente la frase di registrazione. Andiamo a vedere il primo blooper. In forma grafica, le funzionalità di le funzionalità di R. E qua io dovevo dire le funzionalità di R. E siccome si parlava poco fa di Matlab, io mi sono confuso. Io durante il montaggio ho visto questa cosa che Federico fa. Ma che cazzo fai, Fede? Che cazzo fai? Beh, io... Andiamo avanti. Qual è la tua prossima domanda? Allora, la mia prossima domanda è... Qual è la mia prossima domanda? Cazzo, non me la ricordo. Non si ricordava la sua prossima domanda perché era impegnato a inventarsela. Vabbè, e quindi passiamo al prossimo blooper. In maniera illimitata. Beh, dal punto di vista, diciamo... Beh, che sei andato della fattibilità. Volevo dire beh. Dal punto di vista della fattibilità. Io volevo dire beh, sì. Però siccome noi viviamo nel Regno Unito, beh, l'inglese dice semplicemente well, quindi io semplicemente ho preso il well e l'ho italianizzato con we, è uscito questo. Passiamo alla prossima clip. E ti spiego dove sta l'overhead. Non so che cos'è l'overhead. Non ho idea. Vabbè, no, ma non individuo. L'overhead è il... Ok, l'overhead, come io lo spiego, cos'è l'overhead? Questo è un altro di quei momenti, come vi dicevo poco fa, fuori dal copione. Qui non gliene faccio una colpa, lì è stato un mio errore, perché quando ho scritto il copione io davo per scontato che overhead, che è una parola in inglese, non avesse bisogno di spiegazioni, e quindi io ho detto cazzo, mi devo inventare una risposta. Ma questo era semplicemente il preludio di quello che mi sarebbe aspettato nell'ultima domanda, perché un conto è spiegare cos'è l'overhead, che comunque l'ho fatto in poco tempo, e un conto è rispondere tutta una domanda che non avevo previsto. Passiamo alla prossima. Ok, perché sennò tipo... È l'unica clip che non sono riuscito a isolare nel video più grande. Cioè io non lo so da dove viene. Ho provato a cercarla ma non l'ho trovata. Però c'è questo fuori onda di Federico che ha un ictus proprio mentre stiamo parlando e fa un pernacchio. Il prossimo blooper è di colpa mia, è colpa mia perché ho fatto un errore che, ricorrigendo l'errore, ne ho fatto un altro errore che è finito sul cut finale. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo. Anche qua, che non c'è Linux ma c'è iPad, mm-hmm, che è sopra tipo di per i tablet,
per gli iPad. Si chiama pad OS. No, qui dentro c'è pad OS. Non c'è pad OS, si chiama iPad OS. Ho sbagliato, lo so. Perdonatemi. Andiamo alla prossima clip. Quindi le nostre chattate su where, le nostre chattate su WhatsApp che sono tipo crittografate. Niente, WhatsApp non mi veniva, non ci posso far niente. Adesso passiamo alla terza e ultima categoria di spezzoni, che sono appunto i fuori onda. Passiamo alla prossima. Sono le Nvidia, hanno quelle che si chiamano CUDA Core. Va bene, lasciamo. Quando tu compri una scheda video. Ma secondo voi il cane non avrebbe disturbato? E ovviamente Kilo non ha rotto le scatole solamente in quell'occasione, ma anche un'altra occasione. Non ce l'ho. Allora, prima di tutto ti ringrazio per aver fatto queste domande. Passiamo alla prossima. Quando parlavo di dei scheduler, dei processi, e mi sono fatto dare da lui il cellulare, che anche quella è disagiata di per sé. Perché disagiata? Ah, perché mi sono dimenticato di farvi vedere un altro blooper da parte di Federico. Tu hai un iPhone? No. Hai un? Un OnePlus, esatto. E Android? Sì, c'è Linux. Ve lo giuro, non si ricorda che telefonino ha. Il modello del suo cellulare viene suggerito da Lucilla, che sta dietro la camera, e infatti per questo motivo nel montaggio finale è venuto quando lui dice sì, OnePlus, esatto. La parte in cui prende il suo cellulare in mano per vedere la versione del kernel di Linux, quello che avete visto nel montaggio finale è una versione molto accorciata che io ho reso perché c'erano tanti tempi morti. Infatti c'è questo lunghissimo fuori onda, vi annuncio che dura una trentina di secondi abbondante e ci sono molti silenzi. Spero che non vi annoi, però io ci tengo a lasciarla quella parte senza tagli. Andiamo a vedere cosa è successo, perché c'è del disagio su entrambi i lati. Voi chiaramente non potete vedere da casa, ma qua no, li faccio vedere. Si è aperto il menu delle impostazioni. Informazione del dispositivo. Ovviamente non uso un Android da diverso tempo, quindi è accaduto questo. Cazzo è successo? Non so che cazzo hai fatto. Che cazzo mi hai fatto? Aiuto. Che disagio che sei tu. Io sono il disagio, non è tu che... E l'hanno cambiata, l'hanno cambiata sta cosa. Cioè, impressione. Andare sui blooper. Ma certo, Federico, che vai sui blooper, è normale. È un po' come quando qualcuno sulla televisione fa delle cagate e va sui nuovi mostri di Striscia Notizie. È ovvio. Passiamo al prossimo fuori onda. Il mercato consumo arrivò col Pentium D nel 2005. Qua io sono contento perché stavo andando un po' a ruota libera. Non dico che non stavo seguendo il copione, ma stavo andando a memoria, nel senso non stavo leggendo il copione mentre recitavo quelle parti, e quindi non mi ricordavo se avevo detto la data giusta. E qui potete vedere la mia espressione di felicità, che io sono contento che ho indovinato la data giusta. Ma il fuori onda non è solamente quello. Proseguiamo. E quindi cotesca, sta smascellando qua. Come chiudo questa cosa? Questa cosa a cui mi riferisco è che nel programma che uso io per scrivere il copione, che è semplicemente Microsoft OneNote, era comparsa la tastiera virtuale dell'iPad e quindi mi rubava metà schermo, e quindi ho detto come la tolgo la tastiera virtuale. Poi sono riuscito. Ah, lo so come lo chiudo, faccio così. E infatti poi abbiamo continuato. Ah, aiuto. Okay. Ancora non abbiamo finito. Ma perché faccio queste domande? Scusate voi ragazzi, io pensavo fosse una cosa innocente. No. Questa parte in cui lui dice che sembrava una cosa innocente l'ho tagliata un po' tutta, perché come potete vedere lì c'è un jump cut. Questo non è un taglio della sequenza video che ho fatto su Adobe Premiere, è un taglio che devo fare con la telecamera in prima persona, perché la mia telecamera ha una piccola limitazione, che quando giro un video in 4K io posso registrare solamente dei spezzoni di 15 minuti. Io con Federico, ma anche con Lucilla, ci siamo dati un segnale, o comunque tenere sempre sott'occhio il minutaggio che sta andando avanti, io devo interrompere e riprendere la ripresa. E infatti quel jump cut è dovuto da questa cosa, però
Per me, dal punto di vista di mettere incollati i file per come esco dalla telecamera, è tutta una sequenza unica. E quindi, quando poi io stacco e riattacco, dobbiamo riprendere da dove eravamo lasciati. E questo è il fuori onda che accade prima di ricominciare. Scusa. Vabbè, gente da casa, sembra un sacco di patate? Mm? Era tutto giallo? Vabbè, niente, andiamo avanti. Stavo dicendo, ora cosa... Quindi devo completare la risposta alla tua domanda. Mi ha detto che... Ora, perché Federico dice queste cose del sacco di patate? Prima di iniziare proprio tutto e ci stavamo sistemando, la Lucilla, che per me era diventata una sorta di Arianna perché ha visto borse, perché in tutto questo video si fanno tanti riferimenti a borse, sullo smarmellare, sullo stronzo che guarda in camera, ci sono tanti riferimenti a Boris. Tra l'altro verso la fine metto la voce di Lucilla, ma quella è fatta non sul momento, quella è aggiunta do imposto ovviamente, che fa quel riferimento a Boris. E quindi stavo dicendo che prima di iniziare Federico era svaccato così proprio sulla sedia, in questo maglione, e Lucilla gli dice: ah guarda, sistema di datti stili di sto maglione, sembra un sacco di patate. E lui, vabbè, si è sistemato, abbiamo iniziato. E poi mentre io avevo questi momenti da operatore di telecamera, devo sistemare, se ne esce con questa cosa, vabbè. È un sacco di patate? Diteglielo su Instagram. Ah, a proposito di Instagram, qui sotto c'è il mio tag, seguitemi. E proseguiamo con un'altra sequenza, che è l'ultima sequenza. L'ultima sequenza dei fuori onda è quel momento che succede quando noi concludiamo il video e io devo staccare la telecamera. Si sente la voce di Lucilla fuori campo e vi dico di notarla perché si sente metà tagliata, però si capisce quello che lei vuole dire, perché poi a quel punto io ho veramente staccato la telecamera. Quando noi salutiamo succede questo. È stato un parto, mamma. Nonostante che l'intervento di Lucilla fuori campo sia stato interrotto, che peccato, però sì, mamma mia, è stato proprio un parto combattere con lui, avere a che fare con lui, che tra l'altro, come dicevo ieri sera, mi ha portato la bellezza di meno 1 iscritti. Sì, stiamo andando in negativo. E vabbè. Quindi se volete supportare questo canale, come direbbe Maurizio Merluzzo, fatelo vedere a... vedere ad amici, zii, cugino, parente, compare, nipoti. E quindi, se vi è piaciuto questo video, mettete il like. Se non avete visto il video della settimana scorsa che ho fatto con Federico, andatelo a ripescare, ve lo metterò qua sulle endcards, come gli altri video che porto su questo canale, come per esempio FK Under the Hoods, che piace moltissimo perché parla nel dettaglio di roba di informatica. E quindi, ci vediamo questo venerdì con un altro video di FK non so cosa, perché non mi ricordo più cosa c'è in programmazione. Ci vediamo alla prossima, ciao!